Come saprete benissimo, nella giornata di ieri è stato annunciato Rattata forma Alola e ci sono state già alcune speculazioni sul perché abbia assunto tale aspetto e tale tipo. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che nel video scorso mi hanno segnalato che nella Direct era stato detto che il tipo buio era stato appunto assunto da Rattata in quanto abituato, a causa degli Yungus che lo cacciavano, a una vita notturna nelle metropoli. E questa informazione mi ha davvero fatto piacere, perché serve anche per alimentare un pochino questa, chiamiamola teoria, ma non è esattamente una teoria, è più una curiosità che ho trovato facendo delle ricerche personali e che ho pensato io e che volevo condividere con voi. Comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto notare questa cosa. E nulla, vi invito fin da subito a lasciare un mi piace, a commentare alla fine del video se avrete qualche appunto da farmi. E iniziamo subito. Premetto che su Rattata forma di Alola non sono ancora state rivelate informazioni ufficiali dal sito ufficiale di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Però, signori miei, andremo a leggere una, diciamo, descrizione che è spuntata su Pokémon Millennium che mi ha fatto un pochino riflettere. Diciamo che sull'aspetto di Rattata ci sono state alcune speculazioni più o meno scherzose. C'è chi ha notato quei baffetti da messicano che indicherebbero i messicani che sono messi in fuga da Yungus, che poi sarebbe Donald Trump, che è un pochino fantasiosa, mi permetto di dirlo. Ma signori miei, ho trovato appunto questa descrizione molto interessante, che mi ha fatto sorridere per certi versi e che mi ha fatto pensare: ehi, ma non vi spoilerò nulla, andiamo subito a leggerla. Infatti ci viene detto che, a differenza dei Rattata di altre regioni, quelli di Alola vivono soprattutto in aree urbane e sono diventati Pokémon notturni. E fino a qua, nulla che non sapevamo. Le loro tane ospitano anche diverse dozzine di esemplari capeggiati dai Raticate di Alola, come tutti i ratti di sto mondo. Hanno un olfatto eccellente che gli permette di individuare cibi freschi e deliziosi ovunque ad Alola. Se un cibo non è fresco, non lo toccano nemmeno. Ecco, questa ultima, fra virgolette, chicca, la chiamerei così, mi ha fatto pensare a una cosa. Rattata è un topo notturno che vive nelle grandi metropoli e che non osa mangiare cibo che non sia fresco. Oddio, non vi viene in mente qualcosa per caso? No, perché io ricordo che c'era un cartone animato che parlava di un topo che voleva fare lo chef, che selezionava i cibi. Ah già, si chiamava Ratatouille. Eh già, signori miei, sembra che questa congruenza sia davvero lampante. E non sarebbe la prima volta, forse, perché se vi ricordate anche Drampa era stato molto associato al dragone della storia infinita. Quindi è interessante vedere come la Game Freak stia cercando di prendere ispirazioni da altre opere, diciamo, come la storia infinita, come in questo caso Ratatouille. Poi ovviamente, ragazzi, potrebbe essere una coincidenza, magari Drampa è semplicemente ispirato a un dragone cinese e allora balza lì, è solo una coincidenza che siano simili. Però questa cosa qua che ho trovato su Rattata forma Alola mi ha fatto ripensare a quel Drampa e mi ha fatto dire: ma non è che magari stanno prendendo ispirazioni da qualcosa che non è Pokémon o comunque da altre opere, da altri film, da altri cartoni? Chissà, ragazzi, come idea non mi dispiace sinceramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate a questo punto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E nulla, passate dai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!